Apprendere dell'esperienza a scuola significa proporre e utilizzare una modalità didattica di tipo laboratoriale che consente agli alunni di attivare cognitivamente tutti i propri apprendimenti, contribuendo anche a renderli sempre più consapevoli e più competenti. L'attivazione cognitiva consiste nel recupero e nell'utilizzo delle proprie risorse cognitive, al fine di dare significato alle informazioni che via via vengono acquisite e utilizzarle per risolvere dei problemi, condividere, argomentarle e all'occorrenza modificarle. Nella didattica di tipo laboratoriale basata sull'esperienza, ogni studente viene stimolato ad osservare la realtà, ad interpretarla, a farsi delle domande, dare delle ipotesi di soluzioni e quindi risolvere problemi complessi in attività cooperative con gli altri studenti. Questo processo apprenditivo può essere rappresentato attraverso un modello circolare chiamato ciclo di apprendimento esperienziale. In questo ciclo di apprendimento esperienziale, il primo step, la prima fase, consiste nella proposta di una situazione sfidante, una situazione problematica, aperta a più soluzioni, nuova, ma incontrata in quel modo e con quella modalità di presentazione. Successivamente si chiede allo studente, in coppia con un compagno, di interpretare questa situazione, di comprenderla e di risolverla, proponendo delle soluzioni, delle strategie diversificate e molteplici. A questo punto c'è la condivisione di gruppo, quindi ogni coppia può raccontare quello che è stato fatto, può dire le difficoltà che ha incontrato, come le ha superate, e in questa discussione collettiva gli altri possono porre delle domande di approfondimento, di chiarimento, ma dare anche dei feedback di miglioramento. A questo punto subentra l'insegnante, che porta a compimento tutto ciò che è emerso dalla discussione di gruppo e quindi formalizza le conquiste apprenditive che gli studenti hanno sperimentato insieme. E il ciclo di apprendimento esperienziale si conclude con l'ultima fase, che poi è l'avvio del ciclo successivo, con la proposta di una nuova situazione problematica più complessa della precedente, ma per la quale gli studenti devono utilizzare le conquiste apprenditive che hanno maturato insieme nelle attività delle prime fasi del ciclo di apprendimento. È ovvio che attraverso questo tipo di proposta di apprendimento gli studenti non apprendono soltanto perché fanno esperienza, ma apprendono perché riflettono insieme agli altri sulle esperienze che hanno appena compiuto.